E benvenuti su Abels, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il vostro signor Lune e siamo pronti per partire la quinta live su Gran Turismo. Tanto do il benvenuto a Mirko e Luca che sono arrivati or ora. Ciao ragazzuoli. Allora, ne approfitto intanto, come sempre, mando comunicazione ai nostri amici che ci seguono su Facebook. Oggi ci aspetta una live di studio perché ricordiamo abbiamo comprato una nuova auto e dobbiamo assolutamente metterla in condizioni da poter essere utilizzata in maniera risolutiva per fare la gara delle 4x4. Allora, tanto ascoltiamo la bellissima intro di Gran Turismo 2, stavolta ho scelto il 2. Allora, che bella che era, Moon Over the Castle. Ale. Tra l'altro stavo facendo mente locale che non mi ricordo la intro di Gran Turismo 2, cioè visivamente, non me la ricordo, è incredibile. Dopo me la vado a riguardare, perché quella dell'1 è indimenticabile, quella del 4 è spettacolare, il 3, come dicevo, non l'ho giocato, quindi non me lo ricordo. E mi ricordo vagamente quelli di gli spin-off relativi ai concept, quindi Tokyo e l'altro era Ginevra, mi pare. Io voglio scioperare il protesto per non aver comprato la Sky. Allora, Mirko, se lei non c'è quando si fanno queste scelte, la colpa è solo sua. Ecco, non glielo volevo dire. Ah, buongiorno Francesco, buongiorno. Allora, la prossima volta compreremo la midget, eh? Così impara a non esserci. E la importiamo direttamente da Gran Turismo 2. Molto bene. Io direi, visto che più o meno il gruppo dello Zoccolo Duro è tutto presente, non perdiamo altro tempo e andiamo subito a giocare. Ciao Marco! Ale. Perfetto. Vediamo. Sì, dovrei riuscire a vedere tutti i messaggi adesso. Cellulare che non sta in piedi. Molto bene, Francesco. Mi fa molto piacere che tu sia in vena di GT perché è esattamente quello che faremo. Giocheremo a GT. La colpa è sua che ha fatto una diretta un orario sbagliato. Ma sia mai, sia mai. Queste sono scuse puerili, peraltro, e che non considererò. Ma io direi, non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere che cosa possiamo combinare oggi, perché ricordiamo abbiamo la impresa che abbiamo iniziato a modificare alla fine della scorsa live, non sarà sicuramente ancora a livello, però vediamo che cosa riusciamo a fare. Beh, lì la bella skyline che, eh? Che schermata epica, quante lacrimucce, lo so, lo so. È una schermata iconica questa, non ci si può fare niente, solo contemplarla nella sua bellezza. Allora, facciamo una corsa di prova o andiamo direttamente a qualifiche? Ma direi direttamente a qualifiche, tanto non avevamo acquistato nulla, o forse no, vediamo. Adesso mi viene il dubbio. No, infatti, non avevamo nessuna
nessuna cosa da andare a personalizzare, quindi la proviamo così. Come viene? Ok, l'accelerazione mi sembra buona. Meno la tenuta di strada. Oddio! Oddio! Va bene che è un'auto da rally, però insomma, possibilmente dentro la pista. E continuo a non capire questa cosa di voler fare tutte le piste al contrario, che vabbè. Allora, impressioni è una macchina che si imbarca, ma si imbarca veramente tanto. Adesso i vostri messaggi li leggerò appena conclusa questa gara. Ho visto che è arrivata un po' di roba. Non frena molto, balla un sacco e boh, non so che altri difetti cavalli, però mi sembra che acceleri abbastanza, almeno quello. Però dobbiamo sicuramente fargli le sospensioni. Perché è troppo così, decisamente troppo. Si imbarca con una facilità incredibile. Allora, vediamo un po' cosa dire. No, no, la mia Grace sta bene sotto il mio culo, lasci fare. Signor, non ha visto il trailer di GT, cosa ne pensa? È che mi sta salendo una gran bella scimmia perché il GT Sport non mi diceva tanto. Ma Gran Turismo 7 è un altro affare. Mi sta salendo una gran scimmia. Vedremo, vedremo. Ah, comunque, ridi a scherza, le prime sono tutte dell'impresa, eh? Così per dire, alla fine non è stata una scelta così scellerata. È da dire che quel più 11 invece mi fa una gran paura e direi che è un'ottima cartina di tornasole per quello che ci aspetterà. E va bene che ho guidato male, va bene tutto, però mi dà l'idea che ci danno merda a non finire. Ma va bene. Noi facciamo quello che possiamo con la macchina che abbiamo, poi nel momento in cui l'andremo a potenziare sicuramente le cose cambieranno. Dunque, macchina sottosterzante a bestia. È incredibile. Allora, in allungo forse riesco a guadagnare qualcosina, ma è ancora troppo poco per poterli impensierire, credo. E poi perdiamo veramente, ma veramente troppo in curva. Il problema è tutto lì. È una macchina che ha bisogno di più aderenza in curva. Quindi, prima cosa che andremo a acquistare con i soldi che riusciremo a tirare su è un nuovo sistema di sospensioni. E poi vedremo, insomma. Balliamo veramente troppo.
Tremendo. Non c'è molto da commentare qui, chiaramente è una gara tra belle gomme, perché non la si può definire diversamente questa prima prova. No, mi ripeterò, ma è tremenda guidarla questa macchina adesso. Ah, no, è una macchina che ha un ottimo potenziale, però bisogna lavorarci, perché abbiamo visto che poi già così, con poche modifiche, con quei 4 cavalli che gli abbiamo tirato fuori, in allungo darebbe parecchio fastidio alle auto di testa. Ma il problema è che non si guida, non, cioè, per carità, è una macchina stabile, ma balla troppo. Sì, sicuramente va potenziata. Adesso purtroppo non ho avuto il tempo di fare qualche gara off screen, quindi i soldi sono quelli che avevamo alla fine della scorsa live, e adesso pianino pianino vediamo di farne altra. Al limite vendiamo le auto vinte con le gare passate, che le abbiamo lasciate lì, e con i soldi che ci facciamo ci compriamo qualcosa. Poi al limite quelle le vado a recuperare successivamente in gara screen, giusto per averlo, insomma. Sì, è un rullio spaventoso. È che queste sono tutte belle piste con curve molto veloci e siamo penalizzatissimi. Guardate, si imbarca come la Rosanna Soto, cazzo. E non sono io, sia ben chiaro, tanto mi avete visto guidare, avete capito più o meno com'è il mio stile di guida. È proprio la macchina che si appoggia. È incredibile. Esatto, quella chiattona di Rosanna Soto. Questa pista tra l'altro è anche molto bella, un peccato di non poterla sfruttare al massimo sta macchina qui. E poi una delle poche piste che facciamo dritte, viva Dio! Sono andato 30 secondi, mezzo minuto, anche il commissario di gara ha fatto più veloce di noi. E taglia il traguardo nel tempo improponibile di 2 minuti e 17 secondi. Mamma mia. Non erano 30, se erano 20. Vabbè. Molto, molto bene, molto bene.
Adi, andiamo, tanto sappiamo già come va a finire, no? Quindi, che ve lo dico a fare? Però, abbiamo iniziato il campionato, lo dobbiamo portare a termine. Si capisce. Ah, ho voluto tardare la frenata e queste cose. Però c'è da dire che sta macchina sul sterrato va bene, è strano, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Potrei fare una gara solo tagliando, giusto per far incazzare il sindaco di Miami. Ditemi voi se questa è vita. Ale. Pianino pianino, però no, però no. Cioè, guardate solamente questa curva qui, con l'RX7 la facevamo a gas pieno, qui ho dovuto mollare l'acceleratore 2-3 volte per riuscire a chiuderla. Poi per carità sarà stabile tutto quello che volete, ma non è gestibile così, non è semplicemente gestibile, è un autocaravan. Poi sta frenata, no, bocciata, di serie bocciata, poi dovremmo fare la magia come abbiamo fatto già con la Integra. Ma in realtà è giusto perché poi tagliando le curve è vero che la macchina non perde troppa velocità, però scivola, un pochino scivola, quindi dice il giusto. E poi oggettivamente è difficile proprio prendere il punto di corda con sta macchina perché va dritto. E niente, questo secondo giro infamante, infamoso, l'abbiamo portato a termine. 2 minuti e 07 è il miglior tempo, mamma mia. Dovremmo stare abbondantemente sotto i 2 minuti per poter essere. Ma direi anche sotto 1,90. 1,50, scusate.
Adi. Va bene. Sessione successiva. Finiamo anche quest'ultima gara. E poi vediamo come fare. Di sicuro con sti soldi non andiamo tanto in là. È ridicolo. E siamo arrivati. Mamma mia. Pensavo quasi peggio, ma è comunque troppo. Andare a fanculo. È l'unico modo per sorpassare qualcuno, eh? Guardate che lavoro. Mi tocca guidare di merda per cercare di sorpassare qualcuno sfruttando le sponde. È tristissima questa cosa. E poi non ci riesco. Perché... E poi non ci riesco.
Va bene. Va bene. Speravo, giocando molto sporco, di riuscire a prendermi. E vabbè, allora, mi sei impallata lì. Niente. E abbiamo finito sto campionato in ultima posizione, siamo sempre rimasti in ultima posizione, quindi va bene. Io direi adesso andiamo a fare subito uno dei campionati che abbiamo già vinto. Giusto ad andare a recuperare. E magari giusto per dare... ha fatto una certa cosa. Tanto c'era, mi sa, non l'avevano fatta vedere nel trailer che hanno fatto. Aiuto. Il trailer che hanno fatto vedere di Gran Turismo non era sul circuito notturno, mi sa, eh. Comunque, stavo pensando che potremmo fare così. Visto che voi non l'avete vista la Coppa Redinazione, potrei rifare la prima gara che abbiamo fatto, cioè il primo campionato che abbiamo fatto con questa, così vedete com'è. E c'ha quel che è di novità, se vogliamo. Facciamo la Sunday, che comunque sia ci porta qualche soldino, con una macchina che non avete mai visto, giusto per non far vedere sempre la stessa gara con la stessa macchina. Questa non ci ho fatto assolutamente nulla, quindi va bene così. Motore dovrebbe essere un 6 cilindri, ma ricordo che l'audio di questi motori non è stato campionato, cioè praticamente ci sono due o tre rumori che se li fanno andare bene per tutte le auto. Sì, io sto facendo schifo qui, me ne rendo conto. Ok. Non penso di essere arrivato prima, perché comunque sì, ho guidato di merda, però... E invece sono arrivato prima. Bello essere smentiti ogni tanto. Quindi ci cucchiamo anche il credito bonus. Sì, adesso, bella, parliamone, però il fatto che non sia possibile acquistarla la rende particolare. Questa non è un'auto maneggevole, anche perché non ho modificato sospensioni, non ho modificato niente, ma sempre molto meglio dell'impresa.
Ale. E questa l'abbiamo portata a casa. Allora, se non sbaglio, si vinceva anche il modello viola che era più potente. Il modello viola? Non ho memoria di questa cosa. Io ricordo che in Gran Turismo 2 c'era la versione figa che la vincevi in una gara, se non ricordo male. Però di un modello viola qui io non ho proprio dato. Ma la lettera di dietro c'aveva in Gran Turismo 2. In Gran Turismo 1 era solo questa. Infatti nel 2 c'era. Nell'1 era questa qui e basta. Quando ero piccolino a saperlo come caspita si sbloccava sta macchina. Ho detto boh. Si vincerà da qualche parte. A capire. No, invece ecco, domanda a chi lo sa, a chi mi sa rispondere. La Corvette Stingray si può usare in modalità Gran Turismo o c'è solamente per la modalità arcade? Perché quella sarebbe interessante, però io non ricordo di averla mai sbloccata. E non è nel dialer della Chevrolet, quindi a conti fatti non si può acquistare. No, Mad Max, sono molto più vecchio. Magari 93. E via, partiamo subito. Temo anch'io, Marco. Peccato perché quella è una macchina molto gustosa. Quella sarebbe stata molto divertente da usare. Peccato. Esatto. Cavalli americani, ricordiamolo. Cioè, non che la Viper e la Corvette siano da meno, sia ben chiaro, però quella legnava forte. Ma tra l'altro è anche una delle mie auto preferite. Mi sarebbe piaciuto acquistarne una, ma dopo le cose sono andate un po' in maniera strana, quindi se avessi lavorato come quando ho iniziato che ho comprato il Mustang, ad oggi forse avrei avuto abbastanza soldi per potermela comprare. Forse. Adesso un domani, se smetto di spendere i soldi sulla Grace, magari potrei anche pensare prima di sistemarmi, di fare un'altra cazzata di questo tipo. Adesso ho visto che sono arrivati un po' di messaggi, dopo li leggo, non abbiate dubbio a riguardo.
Ale. Post. Vediamo cosa mi avete scritto. Allora, esclusivamente modalità arcade, infatti. Un mio amico aveva la versione degli anni 80, la C4. Bella la C4. E poi è quella che c'è qui in Gran Turismo. Allora, mia preferita è l'RX7 Limited Edition. Ah, questa qui di cosa? Quanti cavalli ha la sua bimba? In realtà la mia, per quanto abbia un signor motore, non è che abbia poi così tanti cavalli. Perché di base esce con 210 cavalli più o meno. E dopo io, facendo la modifica alla centralina, l'ho portata a 230. Però comunque sia, considerate che è un 4000 benzina, è molto sottodimensionata la potenza per quella che è la cilindrata. E d'altro canto non è una macchina con grandi velleità sportive, perché essendo un cabriolet non è molto rigida, e ha le sospensioni tarate per una guida tranquilla, quindi è più una macchina rilassata che una da tempi. Anche per essere un'auto americana, voglio dire, perché già bisogna fare anche quel distinguo lì. Bello, dopo aver fatto il campionato con una tavola di legno, guidare una macchina che curva. O quantomeno fa le cose che gli si chiede di fare. Ale. No, replay. È probabile che consumi come la mia, effettivamente, sì. Questa l'ho voluta prendere effettivamente troppo allegra anche per quelle che sono le possibilità di sta macchina. E intanto cerchiamo di fare un po' mente locale su quelle che saranno le modifiche che faremo all'impresa. Allora, in primis abbiamo detto le sospensioni. E però dobbiamo vedere quali sospensioni, perché quelle da corsa completamente personalizzabili credo che siano al di sopra delle nostre possibilità. Però forse possiamo prendere le intermedie. Semicorsa mi pare che si chiamino, o giù di lì. Poi potrebbe essere interessante comprare i pneumatici.
e quindi lavorare magari sulla trasmissione per migliorare. Oddio, per migliorare. Vabbè, che cosa stai facendo? Per migliorare l'accelerazione. Oppure potremmo lavorare sui freni, che anche quella non sarebbe una brutta cosa. Però non tutti insieme, perché sicuramente se riusciamo a farci stare gomme e sospensioni già è da ringraziare. Io almeno la vedo così. Ale, allora fatemi vedere che cosa avete scritto. Pneumatici, sospensioni, freni. Anch'io pensavo per i freni e le sospensioni. Le gomme volano. Ah, le... sì, vabbè. Le gomme volano e frizione. Allora, se ci sono i soldi. Ma allora consideriamo che adesso ci daranno altri spiccioli per aver completato la gara e arriviamo a 15.000. Poi c'è il premio di completamento, dovrebbe essere 10.000 15.000, più ci abbiamo l'ademio da vendere, e se tutto ciò non dovesse bastare possiamo sempre vendere le auto che ho vinto nelle scorse cose, che poi quelle lì me le recupererò io in un secondo momento. Potremmo fare così, tanto si fa presto a riprenderle quelle. Allora, andiamo alla Demio. Cambia. Una la tengo. Perché l'idea mia sarebbe di tenerle come trofei. Uno per campionato. Sì, ma in realtà non costa tantissimo neanche qua. Cosa dite? Le vendo subito ste macchine così ce le caviamo? Poi sono la CRX e la MX5 sostanzialmente. Tutte le macchine che si vincono, anche quelle da corsa, si rivendono sempre a 12.000 massimo, purtroppo. Vabbè, però adesso ancora ci fanno buono. Mazda. No, no, ma infatti quella l'ho venduta. Adesso vendo le altre e via. Come cazzo fai a pensare di prendere una macchina gialla con i cerchi rossi? Ma neanche se sei un tifoso sfegatato della Roma o del Lecce puoi pensare di fare una roba del genere. Perché? Che brutta! Mamma mia! Via! Ok, adesso abbiamo dei bei soldi. Andiamo alla nostra autofficina, riprendiamo la impresa. Cambia. E andiamo alla Subaru. La Subaru Baracca. ST, allora, sospensioni prima cosa. Semicorsa. Ah, queste sono troppo. Io direi che il semicorsa è sufficiente. E le acquistiamo e le mettiamo su subito. Molto bene. Poi andiamo sugli pneumatici. Esatto, Francesco, cioè un pugno in un occhio. Morbidi, morbidi. Perché sì, perché così almeno siamo sicuri che quel poco che devono tenere tengono.
e ai pneumatici le sospensioni le abbiamo fatte. Possiamo prendere anche gli stabilizzatori, facciamo medie medie come avevamo già fatto sulla Integra. A sto punto, freni oppure trasmissione, che una volta che ce l'abbiamo non ci pensiamo più, e io andrei prima sulla trasmissione, e questa tanto è la base di ogni lavoro che andremo a fare. Se non abbiamo una trasmissione che ci permette di tarare e utilizzare tutta la potenza del motore che abbiamo di volta in volta, non andiamo da nessuna parte. Aspetto il vostro parere ed effetto d'acquisto, e poi magari possiamo puntare, visto che abbiamo comunque tanti soldi, a prendere qualcosa per potenziare di peso la macchina. I freni ancora li dobbiamo fare, però quelli magari rallento parecchio, potrei anche evitare di usarli. Uso il freno motore. Ok, cambio ci sta e cambio sia. A sto punto, frizione tripo disco. Non l'ho ancora comprato. Allora, il volano sicuramente subito, perché costa un cazzo. L'albero di trasmissione aumenta l'accelerazione, ma sì, dai, queste le prendiamo tutte. Abbiamo anche di frizione, triplo disco, e a sto punto abbiamo 30.000 da utilizzare per la potenza vera e propria. Allora, la marmitta l'avevamo fatta, mi pare. Esatto. Kit turbo. Fase 3 non ce la facciamo. Però fase 2 ci dà 50 cavallini buoni. E avremo ancora 16.000 crediti da poter investire. 4 è spaventosa, ma va bene. L'intercooler, però l'intercooler è da fare. Con appena 3.500 abbiamo 20 cavalli. Questa la dobbiamo fare. Andiamo a vedere giusto un attimo nelle modifiche al motore. Non c'è. L'abbiamo già preso. Assolutamente no. Perfetto. Quindi direi che possiamo andare a colpo sicuro sull'intercooler. E a sto punto kit turbo. Fase 2 e si arriva a 368 cavalli. E quello che ci ha avanzato vediamo di scaricarlo su l'alleggerimento della macchina. Così è troppo, però questo ci sta. Ah, fanculo, devo fare prima fase 1. Vabbè. Ale. A sto punto restano indietro i freni. Se io li prendo, dopo però c'è il rischio che facciamo come l'altra volta, che si inchioda. E l'equilibratura ci costa troppo. Io quindi i freni stavolta li lascerei indietro. E la proviamo così, la macchina. Ora, abbiamo fatto delle modifiche sostanziali, direi che li dovremmo bastonare. Ci abbiamo 60 cavalli in più rispetto a prima, più dobbiamo adesso settare tutto il nostro
Allora, impostazione di vettura, setup, altezza da terra, calabash. Mettiamo tutto al minimo, 125, giusto perché ci piace. Ammortizzatori li induriamo, li portiamo livello 4, livello 4. Campanatura all'anteriore la voglio più scampanata. E dietro... Boh, per il momento la teniamo così. Stabilizzatori li facciamo più duri. Turbo e a bombazza. Allora, potenza massima la raggiungiamo a 6500 giri. Va bene. Vediamo un po' come siamo messi qui. Allora, io direi che il finale è fin troppo in là, quindi l'andrei ad accorciare un po'. La porterei, come abbiamo fatto le altre volte, a 175. E andrei ad accorciare un pochino la quinta, perché mi sembra un po' troppo alta. Tipo così. Mi sembra che possa andare. Aerodinamica niente. Io la proverei con questo settaggio qua. Corsa di prova, cambio manuale e andare. Forse anche la prima si poteva accorciare un po'. Mi sembra molto meglio. La reattività non c'è bisogno che vi dica essere migliorata in maniera esagerata. Sì, è molto più stabile. Poi anche le gomme fanno il loro. Poi non dico che con la roba che abbiamo comprato possiamo farla anche meglio, però già questo è un risultato di tutto rispetto. E questo nonostante la mia guida di merda. E la Madonna, sei impennata? Tu sei Dominic Toretto? Ok, così vola, forse è un filino troppo rigida, però è anche vero che mi trovo molto bene, quindi magari potrei rischiarmela. E invece il cambio secondo me merita una regolatina migliore, perché stavo pensando che noi abbiamo montato il turbo, quindi la coppia ce l'abbiamo, ma sotto soffriamo di lag, e quindi potrebbe avere senso andare ad alzare il numero di giri minimi di ogni marcia. Oh Madonna, devo stare attento. Facciamo il secondo giro di prova e poi andiamoci subito ai box.
Allora, vediamo un po'. Impostazioni vettura, setup. Rapporti. Allora. No. Non capisco che cosa sta facendo. Ok. Facciamo così. Facciamo così. Portiamola un po' più in su. A 4700 giri. Questa la portiamo più in su. 4750. Questa la portiamo più su. 4000. Facciamo anche 4950. E questa la portiamo più in su. A 5000 giri. 5100. Vabbè. La finale la portiamo. Facciamo 165 km orari. Così. Io penso che così dovrebbe andare bene. Facciamo una prova. No! Vaffanculo. Ho usato il cambio automatico. Così sono molto più ravvicinate, però... Mi sembra che ci stiamo dentro bene. Macchina però è diventata un po' più scorbutica. Vabbè, io col cambio automatico non mi trovo. Quindi c'è da dire anche quello. Adesso vediamo il tempo. Come salta? Mamma mia!
Ok, direi che potremmo provarla così. Poi eventualmente aggiustiamo un attimino le sospensioni, le andiamo a ammorbidire leggermente, ma senza esagerare. Potremmo al limite aumentare l'altezza o fare qualcosina così. Non ho messo il cambio manuale. E vabbè. Ok. Vediamo. È cambiata, eh? È cambiata decisamente la storiella. No, ciao Francesco. Grazie per essere passato comunque. Esatto, Real Drifting Simulator. Qui sì che... Allora, impostazioni vettura. Vediamo di impostarlo un attimo. Allora, l'altezza... Ammortizzatori. Allora, altezza la aumentiamo di qualche millimetro. Gli ammortizzatori in realtà li potremo ammorbidire un po'. La campanatura va bene, gli stabilizzatori li lascerei così. Il cambio direi che c'è, nel senso che al limite possiamo aumentare il finale, ma senza esagerare. Portiamolo a 170, a 168, toh. Non andrei oltre. E al limite potremo portare un po' più avanti la terza, perché forse è un po' troppo alta così. Siamo da 4006. No, così non va bene. Così. 4007 e 50. Così. Ok. E andiamo dritti così. Cambio manuale. Non vorrei allungarla troppo però la quinta, perché dopo va giù di giri e rischiamo di beccarci il lag. Piuttosto così a occhio potrei allungare invece la seconda. Vedete che la quinta è già bella lunga così.
Col cazzo che mi passi. A coso. Questi sono errori miei, non dipende dalla macchina. Ok. Il mio silenzio criptico è dovuto alla concentrazione, non ad altro. Sento ronzare dietro la schiena, la merda. Ale. E ce l'abbiamo fatta. Visti, mi sono concentrato e il risultato è arrivato. Allora, avevamo detto di allungare un pochino la seconda, eh? Adesso lo facciamo. Here comes the money, yeah, money. Perfetto, sessione successiva. D'altro questa è la pista un po' più difficile per quanto riguarda gli avvallamenti, quelle cose lì. I problemi che ho avuto di rimbalzo teoricamente con le prossime gare non dovrei averle, teoricamente. Allora, l'allunghiamo un pochino. Tipo, se facciamo 4.000, 5... E 5, 20, 2. Tiè, va bene. La terza 4.009, la possiamo portare a 4.007, troppo. 4.008. E la quinta la possiamo portare un pelo più indietro a 5.002. 5.003. Così credo che vada bene. Flessibilità non la possiamo modificare. Freni non li abbiamo, gli ammortizzatori livello 3. Direi che va bene. Sì, teniamola così, via. E andiamo direttamente alle qualifiche così, perché mi sento fortunato.
Ok. Ho visto dei messaggi, adesso li leggo, eh. Tempo di finire il giro. La possiamo irrigidire un po' adesso questa macchina. Non abbiamo più i problemi di prima. Però questa prima è troppo lunga. Ok. Molto bene. Quasi. Non siamo ancora in grado di fare la curva tutta tirata, però quasi. Ok, non saremo sicuramente arrivati primi. Però magari siamo non ultimi. Siamo ultimi. Perfetto, molto bene. Tanto una volta che non siamo primi ci interessa il giusto. Allora, impostazioni vettura, setup, sistemiamo la prima perché è troppo. Tiriamola un po' più in su. Madonna, e quanto su devo mandarla? Boh, così è su poi. Sì, dovrebbe essere. 4.000, 4.002, questa la possiamo allungare un po', a sto punto la facciamo arrivare a 4.850 e questa a 5.000, però adesso la provo, perché non mi fido, se no, e accorciamo il tutto, portiamo a 167, ale. Poi invece a sto punto gli ammortizzatori li portiamo di nuovo a livello 4 e aumenterei un pelo la campanatura anteriore, così, senza esagerare. Altezza la riportiamo, facciamo 126, quel millimetro che magari fa la differenza, e boh, la proviamo, corsa di prova, cambio manuale. Molto meglio. Era troppo lunga quella prima.
Mi sembra che vada molto bene. Le sospensioni sono ancora migliorabili, però non so in che modo andare a intervenire, perché di fatto quello che potevamo fare qui l'abbiamo fatto. Forse dovremmo prendere quelle da corsa, ma a sto punto ci facciamo andare bene quelle che abbiamo. Mi aiuto con il cambio e le curve le facciamo venire bene uguale. Abbiamo avuto una miglioria. Quindi direi che la teniamo così. Accidenti. Non ho letto i messaggi, scusate. Gialla con i cerchi gialli, ma dai. Ecco quello che ha venduto il CRX, che cosa ha comprato dopo. Cos'è così? Ma chi te l'ha data la patente? Topolino, cazzo. Sì, inizio a pensarlo anch'io che la campanatura non abbia molto senso in Gran Turismo 1. Ok, dobbiamo fare il secondo giro fatto con più criterio, perché sennò questa la perdiamo. E non va bene. Ah! Ecco, giusto appunto. Sto facendo delle cazzate enormi. Questa è come quella che ho perso con l'RX7, ragazzi, eh? Né più né meno. Adesso smetto di parlare e mi concentro, promesso. Niente, peccato. Terza posizione.
Non ho fatto una grande partita qui. Spero che in GT7 finalmente aggiungano la possibilità maggiore di modifica estetica della macchina. Già in GT Sport qualcosina avevano fatto ed era ora, anche perché dall'altra parte Forza Motorsport è un pezzo che fornisce la possibilità di fare modifiche divertenti ai veicoli. Ecco, devono sempre rimanere nel campo del possibile, perché prendere la 500 e mettergli il motore NASCAR, anche no. Però sì, farebbe piacere. Molto più quello che non i danni fisici al veicolo che lasciano il tempo che trovano. Ok, a sto punto devo vincere la prossima a tutti i costi. E io... Allunghiamo leggermente il cambio. Lo portiamo a 170. Direi che può bastare. Io qui, boh, non so come intervenire perché cioè, siamo arrivati al cap. Cioè, gli stabilizzatori li vado a toccare? Non li vado a toccare? Eh no, sono già al massimo, non li vado a toccare per forza. Gli ammortizzatori a 4, l'altezza della vettura era quella che avevo impostato già a suo tempo. Al limite posso provare a fare questo. Prendo di dietro e li alzo un po', così dovrei favorire il sovrasterzo. Però mi sembrava... Sì, beh, proviamo a fare così, via. Poi parliamo del sesso degli angeli, perché tanto...1.31.736. Vediamo se è un buon tempo o se è un tempo del cavolo. Poteva essere meglio. Poteva essere meglio. Però la facciamo così, come facciamo? Tanto
La trovo poco scorrevole sta macchina, non capisco il motivo. Si impunta quando faccio le curve, però non capisco da cosa dipenda. Allora, primo giro concluso. Attenzione alla skyline. Ok. Fanculo, l'abbiamo vinta. Ciappa lì. Allora, avendo GT Auto è possibile modifiche da racing. Cos'è GT Auto? La guida pulita in GT1 non paga. Eh no, assolutamente, bisogna essere stronzi. Bisogna essere stronzi e prevaricatori. Ma impareremo, impareremo strada facendo. Tanto godiamoci i nostri risultati. Perfetto. E la macchina, perché io voglio quella. Perfetto. Che macchina sarà? Pum, 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 pum. Andiamo a vedere subito. Auto uffici. Cos'è l'alcione? Ma fate davvero? Ma che è sta porcheria? Vabbè. Va bene. Allora, pensiamo invece a una cosa in chiusura d'episodio. Che auto andare a acquistare per i prossimi eventi? Perché dovremo fare la Clubman Cup. Qui le macchine iniziano a essere interessanti. No, no, cioè, lo so che è una Subaru, però, cioè, è una macchina di merda. Che cazzo è? Per favore. Mega Speed anche no. No, faremo quella. No, beh, vendila, non ci pensare, quello lì lo faremo sicuramente. Non subito, però. Allora, dobbiamo prendere una macchina per il Clubman Cup. Io personalmente avrei piacere di prendere una di queste due qui. Non sono molti cavalli, però non mi dispiacerebbe. Eventualmente, quanto costa la Viper? Ok,
che io cercarla sotto Chrysler mi manda i matti, costa troppo, costa decisamente troppo. E la TVR? Di più. Molto bene, molto bene, molto bene. Quindi dicevamo che non volevamo comprare una cosa. L'NSX? E comprandola usata? C'è qualcosa? NSX. Diciamo che se vendiamo qualche macchina, forse una Type R del 92 riusciamo a prendercela. E non sarebbe male. Abbiamo comunque, beh, però 276 cavalli, pensavo ne avesse di più. Pensavo onestamente ce ne fossero di più. Oppure potenziamo ulteriormente le nostre auto. A questo punto ritornerebbe in auge la nostra RX7. Perché anche qua ce n'era una bellina da prendere. Magari una giapponese, così può anche fare le gare giapponesi contro americane e giapponesi, contro americane e inglesi. È vero, sì. È vero. Dobbiamo studiarcelo un attimo. Andiamo a rivedere un attimo le auto che abbiamo. Allora, abbiamo la nostra impresa con cui ci troviamo lì. Abbiamo l'RX7 che attualmente ha 296 cavalli. Però io con l'impresa non mi ci sto trovando particolarmente bene. Saliamo un attimo sull'RX7, vediamo quali sono i margini di miglioramento di questa macchina. Giusto per capire, perché tanto... Speriamo! Cioè, a me in realtà mi andrebbe bene anche il solito Gran Turismo. Non troppo serio, perché per quello esistono altre cose. Però... Allora, computer di bordo porta 301 cavalli e va bene. Uguale. Lasciamo perdere. Non c'è e non c'è. Il turbo. Allora, i margini non sono elevatissimi, però un fase 3 costa quello che costa, però quei 384 cavalli ce li darebbe. L'intercooler c'era? Sì, e perché non l'abbiamo comprato non si sa. Allora, io direi, se voi siete d'accordo, di considerare il potenziamento ulteriore di questa RX7. Voi che cosa mi dite? Facciamo con questa, tentiamo il tutto per tutto con la Subaru o compriamo una macchina nuova? Aspetto che mi diciate, perché nel caso in cui scegliate l'RX7 sto qui, sistemo due cose e poi ci salutiamo. Anzi, in attesa che mi rispondiate, salvo, che è una cosa che va fatta comunque. Tanto c'è il giovane Elmo che cerca di entrare in camera, perché giustamente vuole andare al mare, adesso lo porterò appena finito qui. Allora, non mi avete ancora fatto sapere nulla. Ormai proviamo il tutto per tutto, con che macchina? Ok, meglio aumentare i cavalli. No, beh, i crediti non mi bastano, però facendo qualche gara offline dovrei riuscire a renderla un po' più combattiva. Quindi andiamo di Subaru, questo mi state dicendo? Della Subaru sicuramente dovremo comprare gli ammortizzatori da corsa,
Perché io diventare matto con questa anche no. Allora, Mirko mi dice di usare l'RX7 e Marco invece mi dice la Subaru. Quindi cosa facciamo? Facciamo così, che rimandiamo la cosa alla prossima puntata e vediamo che cosa dicono anche gli altri astorzi, che così facciamo una cosa che va bene a tutti e siamo tutti più felici. Adesso ritorniamo alla nostra copertina. Eccoci qua. Perfetto. Niente ragazzi, spero che questa live vi sia piaciuta. Alla fine si è vista anche qualche gara vinta, che voglio dire, non è male, visto come eravamo partiti. E vi invito a commentare e scrivervi se ancora non l'avete fatto, a fare come sempre tanto l'amore. Mirko è molto felice, ma purtroppo è così, Mirko. Bisogna andare di maggioranza. Se c'è un 50-50 non me la sento di decidere. Seguite altre serie, prima fra tutte Driver, ma non ho dubbi sul fatto che l'abbiate già vista. E qualsiasi sia la vostra scelta, sarà sicuramente una bellissima scelta, perché fatta su Abel, se mi il canale, sul tubo italiano. Alla prossima! Ciao!